che abbiamo messo ogni singolo risparmio e fino a quando abbiamo preso i soldi nella nana bianca, a parte un po' di soldi che ci hanno dato i nostri genitori come, non come premio iniziale, ma come premio per gli obiettivi che hanno raggiunto e per l'impegno soprattutto che stavamo mettendo, perché noi di base non è che avessimo raggiunto dei grandi obiettivi, ma hanno visto che veramente lavoravamo spesso fino alle 4 di notte. Adesso ci è andata un po' la calmata perché siamo di più, però lavorare fino alle 4 di notte anche nel weekend il primo anno ci ha veramente rovinato. In un primo momento, come dicevo, abbiamo messo tutti i nostri risparmi, anche successivamente pagavamo comunque le cose con i nostri soldi, eccetera, eccetera. È un sacrificio, perché vuol dire anche sacrificare non solo il proprio tempo, ma anche le proprie risorse economiche per quello in cui crediamo. E se ci credete bene, mettetecela tutta, se non ci credete, ho trovato un altro progetto che possa piacervi, oppure non state a perdere il vostro tempo, perché insomma non ne vale la pena. Tanto coraggio, tanto voglia di buttarsi, perché è veramente una caduta libera nel vuoto e siamo noi che dobbiamo fondamentalmente riuscire a costruire qualcosa nel frattempo e continuare a battere alle porte delle persone prendendosi tanti pali in faccia e non demordere mai, perché veramente basta un consulente Vodafone per cambiarci a giornata il progetto. Per cui pazientare, e però insomma dice anche la decisione ci vuole. Bisogna veramente, prima di partire, bisogna pensare un attimo se vogliamo farlo veramente, perché sacrificare 3 o 4 anni della nostra vita per una cosa di questo tipo è un passo abbastanza critico. Come diceva lei, ci sono vie più tranquille, sia a livello remunerativo che a livello di tempi da dedicare a tutto il resto. Sta a noi. Sta a ognuno di noi capire se vale la pena o meno provare a mettersi in gioco in questo modo oppure no.